Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno e quest'oggi vi voglio parlare di un tema di grandissima attualità. Parleremo delle responsabilità circa l'affondamento della nave da crociera Costa Concordia e lo farò in una chiave molto particolare perché vi darò una visione dei fatti molto diversa da quello che è il credere comune, l'immaginario collettivo. Questo per denunciare una cosa che attanaglia, il vero problema che attanaglia l'Italia, ovvero gli italiani italiotti. Il problema dell'Italia è che in Italia vive tutta una massa di gente labile che si fa circuire, che crede al cosiddetto motto popolare, la cosiddetta gente labile che si fa circuire e va dietro allo slogan, al cosiddetto dire cazzo, al cosiddetto battere i pugni. Chi si incazza di più e batte i pugni in maniera più forte in Italia ha ragione, indipendentemente dai fatti oggettivi che riguardano la vicenda. La colpa, come al solito, è tua, di te che con la tua testa non riesci a connettere, non hai una visione della realtà, te che sei labile, ti fai circuire, il problema dell'Italia sei tu, te che ti piangi addosso per quelle che sono le tue colpe. Io ti darò una visione dei fatti, di quello che è avvenuto, in maniera molto oggettiva. Ci tengo a precisare che io in materia di quanto riguarda il traffico navale e compagnia bella ho una certa conoscenza, una materia che mi compete. Adesso non mi voglio dilagare circa questo argomento dal punto di vista personale, io vi darò dei fatti puramente oggettivi. Per quanto riguarda il traffico navale, dal punto di vista giuridico, legislativo, chi è il responsabile? Il responsabile, stando dal punto di vista legislativo, per quello che riguarda la sicurezza in mare e il traffico navale, è la Capitaneria di Porto. La Capitaneria di Porto, per quanto riguarda la legge, per cui un dato palesemente oggettivo, ha la responsabilità. Per cui adesso il voler chiamare al telefono uno schettino per andare ad accollargli addosso a lui delle responsabilità e fare questo e dopo un'ora andare a pubblicare anche la telefonata in internet, mi sembra un'operazione palesemente creata ad arte. Adesso voglio farvi una domanda: come mai, se tu con il tuo motoscafino di due posti, con il tuo canotto, ti avvicini anche solo a riva, anche solo di 30 metri, 50 metri, come ti avvicini, cosa fanno a te? Arrivano, ti prendono, ti fanno una multa della Madonna, ti sequestrano il patentino nautico e il motoscafo te lo sequestrano e te lo portano via. Come mai la nave, la Costa Concordia, come già diverse navi, erano già consone fare quella rotta e fare il cosiddetto inchino all'isola del Giglio? Era una cosa che si manifestava da tanto tempo e la Capitaneria di Porto nei radar ha perfettamente il tracciato, vi è anche un sistema satellitare che segnala in tempo reale alla Capitaneria di Porto la rotta di tutti i natanti. Nulla poteva essere sfuggito, era una cosa risaputa, si sapeva da tempo, vi sono i tracciati, era una cosa consona di cui la Capitaneria di Porto, il cosiddetto De Falco, quello della telefonata, quello che ha fatto la parte dell'incazzato per scaricare la sua colpa, che dal punto di vista giuridico legislativo era sotto la sicurezza, era sotto la responsabilità proprio sua, della Capitaneria di Porto, con un'operazione palesemente atta a plagiare, a rincoglionire il pubblico che lo segue da casa, è riuscito a scaricare in maniera eclatante le sue responsabilità e buttarle tutte addosso a Schettino, che lui avrà pur sempre le sue colpe. Però vi dirò una cosa: Schettino, lui nelle sue colpe che ha, lui, anche i capi d'accusa che gli sono stati dati, lui, quei capi lì, abbandonare la nave prima che affonda, ok, la nave tecnicamente non è affondata perché è stata affiancata, è stata adagiata, per cui l'affondamento dal punto di vista tecnico è quando la nave va sotto il livello del mare, per cui tecnicamente un affondamento non c'è stato, per cui il fatto di abbandonare la nave prima che affonda, se l'affondamento non c'è stato, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando
del cosiddetto omicidio che non c'è stato il morto. De Falco con operazione carambolesca, perché lui sa, è consapevole, è una persona furba, scaltra, perché dalla telefonata, quella è una telefonata creata ad arte, altrimenti non si spiega come mai sia stata pubblicata, sia stata diffusa in internet subito, immediatamente dopo l'accaduto. Sarebbe una cosa riservata se era a posto con la sua coscienza, quella telefonata lì, da lì non usciva, veniva data a chi di dovere nelle tante prove, e non veniva creato il cosiddetto effetto mediatico per colpevolizzare qualcuno, additare qualcuno che avrà le sue colpe, solamente per scaricare la propria parte di responsabilità nei confronti di qualcun altro, il cosiddetto io addito te, faccio l'incazzato, perché tanto chi sente la telefonata chi sono? Gli italioti chi sono? I cosiddetti rincoglioniti, per il cosiddetto 94% gente labile che si fa plagiare, che crede a tutte le cazzate che si dicono, per cui noi sappiamo benissimo che l'italiota è plagiato innanzitutto da televisioni e giornali. Lui se ne sta lì seduto con la sua faccia così imbesuito a guardarsi tutto quello che gli viene propinato, e lui prende per assorbe tutto quello che gli viene propinato, così esattamente come gli viene confezionato. Questo video non è stato fatto esclusivamente per denunciare le responsabilità dell'avvenimento circa l'affondamento della costa, l'affondamento, l'affiancamento e la tragedia della Costa Concordia. È un video stato che ho voluto creare ad arte proprio per denunciare il fatto che viviamo in un paese dove gli italiani sono tutta una massa di rincoglioniti, di gente che con la sua possibilità di riuscire a connettere non arriva a formulare un pensiero proprio che sia diverso da quello che gli viene propinato. Per cui chiudo questo piccolo mio video, questo mio video denuncia, lo chiudo qua con una domanda: come mai, se tu col tuo piccolo motoscafino con la barca remi ti avvicini a riva, arriva subito la guardia costiera, arrivano subito lì, ti sequestrano tutto, ti portano via il patentino nautico, ti fanno una multa della Madonna, e una nave da crociera in maniera usuale era abituata a fare un inchino lì dove non doveva andare? Ecco, io ti voglio fare questa domanda, datti da solo una risposta e cerca di capire quanto tu sia labile e quanto tu non riesci a connettere e riuscire a formulare un tuo pensiero proprio. Ciao a tutti, ci sentiamo alla prossima. E il problema dell'Italia sono gli italioti, cosiddetti italioti, perché non riescono più di tanto a connettere, come te. Ciao a tutti e alla prossima. Scusate del video, sarà molto impopolare, però questa qui la volevo proprio dire, perché era più forte di me. Ogni tanto faccio anche dei video impopolari, prenderò anche tanti non mi piace, questo video non piaceva a nessuno, però ho voluto dire questa cosa e l'ho detta. Ciao a tutti.